Bentornati sul nostro canale. Vista la stagione, quella autunnale, in cui la fanno da padrona i funghi, abbiamo deciso di presentarvi un bel risotto ai funghi. Ma siccome il risotto ai funghi non è fatto solamente con i funghi porcini, quest'oggi vi presenteremo un risotto ai funghi chiodini, che è altrettanto saporito e gradevole al palato. Come ogni buona base di ogni buon piatto, dobbiamo fornirci di ingredienti freschi e partiamo subito, mentre avete già visto passare le immagini, a preparare quello che è l'ingrediente principe anche di questo piatto, che è il brodo. Ebbene sì, prepareremo per questo piatto un brodo vegetale fatto con ingredienti freschi. Ovviamente avremo i nostri funghi chiodini, ma aiuteremo la nostra portata con 15 grammi di funghi secchi che metteremo in ammollo preventivamente, perché devono stare in ammollo dai 30 ai 40 minuti. Quindi seguiteci nella nostra preparazione e andate a guardare la descrizione, dove troverete tutti gli ingredienti per questa fantastica portata. E partiamo subito con la preparazione. Come vedete, le immagini sono già passate, abbiamo già mondato le nostre verdure, quindi abbiamo pulito il sedano, tolto i fili, pelato la carota e tolta la buccia alla cipolla. Ovviamente laviamo tutte le nostre verdure. Dopodiché prendiamo una pentola sufficientemente fonda da contenere dai 2 litri a 2 litri e 3 di acqua, abbondate un pochino perché poi evapora sempre. La saliamo, mettiamo i grani di pepe e le bacche di ginepro, dopodiché andiamo a tagliare a tocchetti le nostre verdure e copriamo con il coperchio. Da quando bolle, minimo, il tempo minimo, ripeto, è di almeno un'ora di ebollizione. Qui, da quando bolle, un'ora, perché così le vostre verdure possono sprigionare tutto il loro sapore. Una volta fatto questo, passiamo alla pulizia dei funghi chiodini. I funghi chiodini vanno puliti con uno straccettino di carta, con un panno di carta e con un coltello, e ovviamente tanta pazienza, perché è un procedimento abbastanza lungo. Una volta fatta questa operazione, i funghi, prima di metterli in padella, li andremo a passare sotto un filo d'acqua per rimuovere gli eccessi di terra che sono rimasti. Un filo d'acqua, perché più li tenete sotto acqua più tendono a perdere gusto, quindi cerchiamo di limitare questo passaggio sotto l'acqua. E allora basta con la preparazione degli ingredienti, passiamo subito a preparare il risotto. Quindi vi ricordo che il nostro brodo ha bollito per almeno un'ora e i nostri funghi secchi sono in acqua da almeno 30-40 minuti. Quindi prendiamo una padella diametro 28 fonda, quella adatta per far saltare la pasta, ci mettiamo i primi 20 grammi di burro, perché gli altri 20 grammi li useremo per mantecare. Dopodiché non mettiamo nient'altro, né cipolla né scalogna, nulla di che, mettiamo subito i nostri funghetti tagliati a tocchettini, come preferite, tagliateli un po' di più, un po' di meno, qualcuno tagliate la cappella a metà, qualcuno lasciate la cappella intera, che magari dopo andremo a giocare un pochino con la decorazione. Messi tutti i nostri funghetti, andiamo a mettere anche i nostri funghi secchi, sciacquati poi sott'acqua per rimuovere tutti i residui, e andiamo ad aggiungere anche l'acqua dove abbiamo lasciato in ammollo i nostri funghi, filtrandola con un filtro a maglie molto 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 fini, perché questo aiuterà il nostro risotto ad essere più saporito. I funghi chiodini in queste condizioni devono cucinare per almeno 20 minuti, perché sono particolarmente carnosi e particolarmente duretti, quindi almeno 20 minuti di cottura li vogliono, senza coperchio. Se vedete che si asciugano troppo, ma è difficile che vi succeda, aggiungete un pochino di brodo. Prendiamo un'altra padella contestualmente e la utilizzeremo per tostare il nostro riso. Sul fondo non ci mettiamo niente, né olio né nulla, non lo facciamo soffriggere, non è il caso, lo facciamo tostare sulla padella a una fiamma vivace, avendo cura ovviamente di mescolarlo in maniera tale che i chicchi di riso si rigirino e si tostino tutti alla perfezione. Questa operazione durerà circa 2 o 3 minuti. Una volta fatto questo, sempre in padella andiamo a sfumare con il vino bianco, se ce l'abbiamo. Altrimenti possiamo sfumare con lo stesso brodo. Una volta che abbiamo sfumato, mettiamo tutto in padella.
Quando mettete in padella il riso, non mescolatelo, usate solamente un cucchiaio di legno per abbassarlo, lo schiacciate con la punta e lo fate andare verso il fondo, aprite un pochino i funghetti, lo fate andare, non c'è bisogno di mescolarlo. Dopodiché ricoprite di brodo e fate cuocere senza coperchio. Da questo punto fino alla cottura finale del riso non mescolate assolutamente, non ce n'è bisogno e non vi preoccupate, il riso non si attaccherà. Basta che utilizziate comunque sia la qualità che vi ho indicato in descrizione, ovvero la qualità Carnaroli. Ora, mentre il nostro riso cuoce, ovviamente assorbirà brodo e quindi noi tenderemo sempre a ricoprirlo in maniera tale da non farlo rimanere mai senza brodo. Ovviamente il brodo lo lasciamo sul fuoco, così continua a bollire. E quando lo andiamo a mettere, lo andremo, ovviamente non ci bloccherà la cottura. Come vedete dal video, io uso un filtrino per far sì che all'interno del riso vada solamente il brodo e non altri elementi estranei, che non sono nient'altro che le varie cipolle, carote che si stanno disfacendo, qualche grano di pepe, nulla di più. Come vedete siamo arrivati già a fine cottura del riso, se volete regolarvi sui tempi, comunque ogni scatola di riso ha il suo tempo di cottura, quindi mettiamo il nostro burro rimanente, il nostro parmigiano, mescoliamo energicamente, dopodiché spegniamo la fiamma e facciamo riposare 2 minuti, in maniera tale che il riso mantechi alla perfezione. Anche in questo caso lo facciamo riposare 2 minuti senza coperchio, lo lasciamo respirare che l'acqua in eccesso evapori. Una volta fatta questa operazione il riso è pronto, quindi mescoliamo ancora una volta e l'ultima operazione da fare è aggiungere il trito di prezzemolo. Vi ricordo che la fiamma qua l'abbiamo già spenta. Il trito di prezzemolo lo aggiungiamo subito al fondo prima di servire, perché il prezzemolo è una erba aromatica che reagisce con la temperatura. Che cosa vuol dire? Perde le sue qualità organolettiche, quindi i suoi profumi, più sta a contatto con la nostra pietanza calda, in questo caso il nostro risotto. Quindi è consigliabile metterlo alla fine, mescolare e servire. Ora devo confessarvi che il profumo che sprigiona è veramente delizioso, quindi mi è venuta una gran fame, quindi vi saluto, vi lascio con le immagini della presentazione finale e vado a gustarmi questo fantastico risotto. Ricordatevi di lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale per vedere tante altre fantastiche ricette. Ciao ragazzi, alla prossima!